Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua nel mio canale in un nuovo video. Questo include l'unboxing dell'alimentatore Cougar VTE 600 W, che è quello che andremo ad utilizzare nella build del i5-9400F, ovvero un Hackintosh molto economico che mi è stato commissionato in questi giorni. Dunque, adesso io sto registrando l'audio, ma ovviamente è separato dal video, nel senso che è un altro momento. Il video è preso dall'assemblaggio e ho voluto fare questa piccola parentesi dell'unboxing per farvi vedere come si è presentato l'alimentatore all'esterno della scatola, subito dopo averlo aperto praticamente da nuovo, imballato com'era. Come potete vedere, la scatola è anche più piccola degli altri. Quadrata praticamente, non è tanto rettangolare rispetto agli altri, è molto più stretta, più diversa in realtà, anche perché l'alimentatore è molto più compatto del normale, ma un po' più stretto, cosa molto positiva in questo caso per averlo messo all'interno di questa build con questo case piccolo. Appena aperto il pacco abbiamo cavo di alimentazione e cavi dell'alimentatore, ricordando che non è un alimentatore modulare e quindi sebbene eroghi 600 watt, è praticamente tutto già montato, ha già tutti i cavi all'interno. Cavi basilari, come vedete, non ha neanche le coperture, quelle classiche, se non, no, proprio non ce le ha. L'alimentatore si presenta all'interno del suo nylon protettivo, diciamo, appena lo aprite. Scartandolo si sente subito che è molto robusto, ha una scocca molto grossa, prese d'aria abbondanti ovunque praticamente. Guardando le caratteristiche, notiamo che eroga ben 540 watt alle 12 volt e circa 150 watt sommando i 3 volte 3 e i 5 volt. Il totale eroga praticamente 600 watt. La ventola non è troppo grande, ma è sufficiente, è molto silenziosa perché l'ho testato io personalmente. Il video infatti è postumo all'assemblaggio, quindi l'ho già provato. E per quanto riguarda invece i cavi, sono praticamente delle matasse, come dicevo, già montate. Ha la copertura in realtà su quel cavo là, che è quello che va attaccato alla scheda madre, il principale, diciamo, per il computer. Dopodiché abbiamo le due aggiunte, i due pin da 8, che sono 4 più 4, che vanno aggiunti alla scheda madre per il CPU, per il processore, praticamente che alimentano il processore, sono i 12 volt anche quelli. Dopodiché, per quanto riguarda la scheda video, allora abbiamo due pin da 8. Per quanto riguarda gli altri invece collegamenti, abbiamo un Molex e ben 3 serial ATA da una parte e un Molex e 3 serial ATA dall'altra, quindi abbiamo 6 serial ATA e 2 Molex in sostanza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video per un altro unboxing e un altro assemblaggio. Ciao!